Ben ritrovati sul canale, sono Fani e scusate per l'abbigliamento, ma ci sono 35 gradi e sto crepando di caldo. Comunque, qui c'è la mia ultima creazione, come avete visto dalla copertina, ho realizzato un porta pattumiera usando esclusivamente bancali riciclati, quindi praticamente legno a costo zero. Adesso andiamo a vederlo più nel dettaglio e vediamo come l'ho costruito. Allora, io prima cosa avevo? Avevo il classico porta rifiuti da esterno, praticamente ha fatto la guerra, questo qua vedete come si è rovinato sotto le intemperie, quindi si è un po' conciato, quindi ho deciso di rifarlo e già che c'ero ho implementato praticamente tutta la raccolta differenziata che facciamo. Quindi qui ho messo il nostro sacco viola, quindi diciamo la raccolta differenziata, plastica, alluminio eccetera, l'indifferenziata, il vetro, quindi bottiglie di vetro, e poi la carta lì sotto, quindi facile accesso da qui, tanto per quello che buttiamo via, si apre lo sportellino e via, si chiude. Mentre per svuotare il sacco basta semplicemente aprire questi e si accede ai sacchi. Semplicissimo. Questa non l'avevo visto.
Quindi abbiamo visto che è stato un progetto, diciamo, sostanzialmente semplice, però dal risultato estetico veramente eccezionale. Quindi alla fine l'unica spesa è stata nella ferramenta, quindi nelle cerniere, le calamite per tenere ferma l'anta quando si chiude, ma per il resto è stato tutto a costo zero. Tutto questo è stato grazie alla pialla che mi avete visto utilizzare, perché con una pialla a spessore praticamente io ho tirato fuori nel legno di scarto, dai bancali di scarto, dei pezzi di massello sostanzialmente, quindi da una finitura eccezionale. A proposito della pialla, ricordo che non è indispensabile per realizzare un prodotto manufatto del genere, ma comunque aiuta, molto aiuta. Io l'ho comprata su un sito online, si chiama masterfair.it, vi lascio il link in descrizione, insieme a un coupon sconto del 5% valido su tutto il catalogo, fino a un massimo di 50 euro. Quindi voi potete andare a risparmiare fino a 50 euro su qualsiasi prodotto che acquistiate, quindi non solo la pialla. Vi lascio qui tutto in descrizione. Per proteggere il manufatto, visto che sta all'esterno, quindi sotto piogge, intemperie, cose varie, l'ho impregnato. Ho usato un prodotto dalla V33, questo qui è un impregnante color Douglas in gel. Perché in gel? Perché la sua speciale formula evita che il prodotto sgoccioli mentre lo stendete, quindi potete tranquillamente usarlo in verticale, lo sporcate e non sprecate prodotto. Un'altra particolarità della V33 è che i loro prodotti hanno un basso livello di COV. E un'altra caratteristica sempre della V33 è che sono inodore, quindi voi potete usarli all'esterno, ma potete tranquillamente usarli anche all'interno, senza problemi. Bene, io vi invito a spuntare la campanella e a iscrivervi al canale per non perdervi i futuri video che ci saranno e a seguirmi su Instagram. Chi mi segue su Instagram ha seguito il progetto fin dall'inizio, mi ha dato suggerimenti e io approfitto per ringraziarli tutti. Chi l'ha già realizzato mi ha detto, mi ha dato degli spunti, mi ha detto guarda io ho fatto così, io farei così, quindi vi invito a seguirmi anche su Instagram. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del progetto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e ci vediamo al prossimo video.